se no si muore di emergenze. Però qualche volta una persona si aspetta che tu programmi i servizi per lei e rischia di morire nel frattempo, allora qualche volta devi fermarti, devi correre ad ascoltare, a vedere. Magari non hai la risposta al problema che ti pongono, ma per molte persone è già importante trovare qualcuno che ascolta, che diciamo condivide quel sentimento di asfissia che si vive nel dolore, nella malattia. No, non erano venuti per chiedermi niente di niente. Questo ragazzo, con una grave disabilità, aveva sviluppato una forma di rabbia, di rancore nei confronti del mondo, come può succedere? Era giovane, aveva 18 anni, ed era incazzato nero, e per anni si era chiuso nella sua solitudine, nel suo bozzolo. Aveva mandato al diavolo il mondo, perché credeva che il mondo fosse responsabile del suo handicap. Un anno fa gli è arrivato il computer. Col computer ha cominciato a chattare, a relazionarsi ad altre persone, magari ad altre persone diversamente abili o ad altre persone normodotate, nella rete più bello, perché a volte non riesce a distinguere tra disabili e abili, anche perché poi la verità è che siamo tutti un po' diversamente abili e se lo riconoscessimo saremmo tutti quanti un po' più rilassati. Invece dobbiamo recitare la parte dei normodotati, la parte degli uomini prestanti, no? Pensate al povero Berlusconi che invece di essere un nonno di 74 anni sta lì ad asciugarsi il fard quando si scioglie per... No, si vive male a stare, invece ognuno di noi accettasse di essere limitato, di essere un po' goffo, di avere dei difetti, di avere delle fragilità. Il mondo sarebbe molto più bello se ognuno accettasse la propria fragilità e la offrisse come un dono agli altri e tutti quanti vivessimo dicendo appunto non dobbiamo recitare la parte di Superman, ma siamo più rilassati. Questo ragazzo voleva dirmi non solo che aveva fatto delle amicizie, ma mi voleva ringraziare perché gli era accaduta la cosa più importante della vita sua. Si era fidanzato. E a me mi è preso una stretta al cuore per una ragione. In quel momento ho sentito il brivido del potere. Potere è un sostantivo ed è anche un verbo. I luoghi del potere, dove c'è la potenza effettuale, e sono a volte luoghi freddi, dove si fanno strategie sulla pelle dei cristiani, ma potere è anche il verbo potere, potere fare delle cose. Io ho avuto il mio brivido del potere, quando puoi, con gli strumenti che hai a disposizione, cambiare anche di un millimetro la vita delle persone, quando puoi alleviare anche di poco la sofferenza di qualcuno. Vincere anche le elezioni per me è un percorso che significa cambiare la cultura diffusa, rimettere al centro il bene comune della vita, per esempio l'accoglienza della vita degli altri, la cultura della bellezza, l'eleganza, diciamo, delle relazioni ricche tra gli individui. Io penso questo. Io vorrei vincere, vorrei continuare a vincere, perché nella mia vittoria di 5 anni fa e nella mia vittoria che è durata 5 anni, molte persone che pensavano precedentemente di essere nate per perdere, di essere nate sconfitte, a poco hanno avuto la sensazione di vincere anche loro. E abbiamo quindi dato alla parola vittoria non quel profumo di sangue che c'è nei campi di battaglia, ma un profumo di vita. Vero, Vito? Tu che sei il maschile della parola vita. Te lo dico a te. Perché... Lo dico a Vito, no, ve lo devo dire, perché per me c'è un legame particolarmente forte, un legame affettivo, perché i consiglieri regionali possono svolgere il proprio compito in tanti modi. Talvolta lo svolgono come suggeritori di interessi lobbistici, di interessi corporativi, di interessi localistici. Facciamo questa cosa al mio paese, non all'altro paese. Vito ha espresso l'amore per la sua comunità in una forma matura, evoluta e responsabile, e senza quell'assedio vischioso e fastidioso, ma come uno stimolo continuo a sapere che cos'è un luogo come questa città, la città delle badesse, come questa città incantata che è la vostra Conversano.
Quindi per questo io oggi ne approfitto per ringraziarlo per quello che mi ha insegnato di questa vostra comunità. E a voi dico questo, continuiamo. Non c'è una investitura su una persona, c'è un'autoinvestitura di un popolo, quello che ha deciso che la Puglia poteva essere un posto migliore, che poteva non essere come quel sud raccontato da Gomorra, ma che poteva essere un luogo nel quale i giovani sono considerati l'energia fondamentale, un luogo in cui i pubblici poteri sanno dare coraggio ai giovani, come abbiamo fatto noi, con bollenti spiriti, col contratto etico, col ritorno al futuro, con i principi attivi, andando a bussare al cuore di questi ragazzi e di queste ragazze perché potessero tirar fuori non solo i loro sogni, ma i loro talenti. Se permettete, abbiamo vinto vincendo insieme a una giovane generazione e insieme a loro vorremmo continuare a vincere la gara di una vita migliore. Tu dici di essere freddato.